Cavolo, niente carciofi ripieni. Brava, brava. E di Io già li conseguenza stavo pensando ricordati. nel piatto, capito? Belli ripieni così. Quando me li hai nominati. Ma ti devo dare anche un'altra brutta notizia, niente acido, quindi io intendo neppure niente pomodori e cioccolato, altrimenti il reflusso di cui soffrite voi tantissimo ti peggiora e di conseguenza, salendo sopra il rigurgito, la tua performance non è più al top, lo Quindi sai. anche niente pizza, perché la pizza ha il latticino, ha il Brava, pomodoro, pomodoro, insomma, i brava, lieviti, quindi bravissima. Però prima della performance, post performance ok, cara. possiamo mangiare quello che vogliamo, no? Se sempre Bravissima. senza esagerare, naturalmente. Naturalmente, ma infatti ti voglio dire una cosa, cantanti, attori e speakers, che quindi diciamo chiunque utilizza la voce come strumento, quindi come lavoro, devono mantenerla pulita, cioè nel senso la devono lubrificare, idratare e pulirla. Infatti basta semplicemente bere un bicchiere d'acqua tiepida con un cucchiaino di miele e tu mantieni pulite le tue corde senza problemi. Benissimo, grazie. Ma guarda, i tuoi Prego. consigli sono davvero preziosi, anche se, insomma, in alcuni punti preferirei non aver ascoltato carciofi, latticini, insaccati. Mamma mia, io potrei vivere anche solo di insaccati. Primo, pre-prestazione, ma anche no. Dopo si può. E va bene, va bene. E allora, senti, andiamo ancora alla musica e ancora una volta vediamo la tavola protagonista delle canzoni di questa sera. Questa volta tocca al pollo, protagonista del successo di Fred Buongusto. Spaghetti, pollo, insalatine, una tazzina di caffè. Bellissima. Te la ricordi? Cantato con falso accento americano, è uno di quei versi che non si sa neppure il perché, resta impresso nella mente di tutti. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Lola, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detroit. Daniela, ci sei?
Ci sono, si sento male, ma ci sono. Ecco qui, allora, anche questa è una canzone ti che... sento... Aspetta che ti sento male, Simo. Adesso? Un pochettino meglio, ok. Allora, sì. Dicevo, anche questo è un successo degli anni 60, cantata, ricantata, trita, ritrita, anche nei piano bar. Io ricordo da ragazzina quando iniziavo le prime volte a fare i miei piano bar, cantavamo sempre questa canzone, quando ero in coppia con un mio amico che non credo sia in diretta, Marco, ma lo voglio comunque salutare, e questa era una canzone, si può dire, quasi di apertura, no? Che proponevamo sempre nei nostri piano bar. Ma è vero, è famosa. Ma allora abbiamo detto che bere è fondamentale, naturalmente non solo per chi utilizza la voce ad uso professionistico, ma in generale fa bene tanto 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 bere. Ma tu ci puoi consigliare qualche infuso particolare? E poi un'altra domanda volevo farti. Bere tisane calde fa bene o meglio mangiare un ghiacciolo? Perché qui ci sono dei pareri un po' discordanti, quindi magari tu saprai dirci la verità, che spesso sta allora, in mezzo. Allora, cara Simo, certo che te lo dico. Allora, tu hai fatto la domanda, secondo me, centrale di tutto il discorso, perché, come sai, come quello che io sto ribadendo da quando abbiamo iniziato, l'idratazione è fondamentale. È fondamentale perché? Innanzitutto perché mi aiuta a compensare le perdite di liquidi o comunque mi aiuta praticamente a far sì che le mie corde, come ti dicevo prima, siano sempre lubrificate. E se noi vogliamo delle corde che non siano tese e che quindi non emanino suoni striduli o rauchi, bisogna bere. Quindi l'idratazione è fondamentale per risolvere le afonie e proteggersi da raucedine o altre situazioni degeneranti per la nostra gola. Anche se a volte diciamo che bere è fondamentale per tutti, Simo, soprattutto se si ha un mal di gola, bisogna aumentare ancora di più questa percezione del bere. Tu lo sai che di media dovremmo bere all'incirca 8 bicchieri al giorno di acqua con un quantitativo di 200 ml ogni bicchiere? Quindi di conseguenza fatti i calcoli quant'acqua bisogna bere. Certo, almeno un litro e mezzo, almeno 2 litri al giorno. Bravissima, che è quello che esatto. Però io faccio sempre. Esatto, ma infatti sarebbe utile mettersi una bella bottiglia quando stai in radio o comunque si canta, e alla prima occasione idrati, lubrifichi e tutto si ammorbidisce. Infatti l'acqua è essenziale, ma a prescindere, perché va ad ammorbidire. Nel momento in cui ammorbidisce le nostre corde vocali, quindi il nostro apparato orofaringeo, io vado a diluire anche quello che è il muco, facilitandone anche l'espulsione dal nostro corpo. E la domanda che tu mi facevi, se prediligere bevande fredde o calde, la risposta è semplicissima. Io sono pro bevande calde. Calde intendo non bollenti, ma o calde, tiepide, temperatura ambiente. Mai, quindi diciamo una bevanda fredda. Quindi no. Mai gli eccessi, mai troppo calda, no. Mai troppo fredda. No, assolutamente il ghiacciolo no. Io vado sulle tisane e ti spiego anche perché. Praticamente le tisane con le loro erbe vanno ad alleviare quelli che sono i fastidi della gola. Per avere una voce forte e chiara, e sottolineo soprattutto all'inizio, ed evitare quindi che praticamente ci siano dispersioni di voce e migliorare quella che è la prestazione che abbiamo detto all'inizio, noi dobbiamo utilizzare delle tisane che contengono degli estratti glicolici, soprattutto a base di erisimo, malva, salvia e altea. Queste sono le quattro piante, erisimo, malva, salvia e altea, che sono fondamentali per il benessere della nostra voce, Simo. Quindi malva, salvia, erisimo, sì, e altea. Ma tu lo sai che l'erisimo è la cosiddetta erba, sì, del cantante? Quella è la, vostra, la conosciamo tutti. È la nostra erba protettrice, chiamiamola bravissima. Così. Esatto, e ti dico perché, guarda, perché contiene i solforati, contiene mucillagini, contiene flavonoidi e tutte proprietà che sono praticamente anti-irritanti e anti-infiammatorie. Quindi di conseguenza è tutto a beneficio della nostra gola e delle vie respiratorie. Ad esempio una tisana calda, soprattutto senza caffeina, in cui sciogliamo un cucchiaino di miele, è un ottimo rimedio per alleviare quelli che sono, diciamo,
le sintomatologie legate alla corda vocale. Ad esempio anche le buste, le tisane a filtro sono importanti e sono buone. Tra quelle consigliate a volte c'è la grindelia e l'altea. Entrambe hanno un effetto lenitivo e balsamico sulle nostre vie respiratorie e facilitano quello che è l'effetto lubrificante della nostra voce. Utile, come ti dicevo, la salvia, quindi le tisane a salvia. Perché? Perché idratano e